Jean Hébuterne nasce nel 1898 in un paesino non lontano da Parigi. Cresciuta in una famiglia tradizionale cattolica, Jean dimostra sin da subito di avere un grande talento per la pittura. Ed è proprio suo fratello André Hébuterne, unico in famiglia ad aver notato le sue doti artistiche, ad introdurla all'interno della comunità artistica di Montparnasse, dove la ragazza viene subito notata per la sua particolare bellezza. La giovane, infatti, ha una corporatura esile, meravigliosi capelli lunghi e castani e un viso perfetto, che le fa guadagnare il nomignolo di Noix de Coco, ovvero noce di cocco. Nel 1917 si iscrive all'Accademia Colarossi, dove incontra il pittore livornese Amedeo Modigliani. Modigliani, però, è appena uscito da un'importante relazione, quella con la scrittrice Beatrice Hastings, con la quale ha condiviso abitudini sbagliate e liti furibonde. Proprio su Beatrice e sulla loro storia dobbiamo aprire una piccola parentesi. Emily Alice Hay, vero nome di Beatrice Hastings, nasce a Londra il 27 gennaio del 1879 da una famiglia benestante. La donna è inizialmente legata da Alfred Orange, editore presso il giornale socialista inglese The New Age, il quale la introduce a una carriera di giornalista e scrittrice. I due però si lasciano nel 1914, poiché la donna confessa la propria bisessualità. Nello stesso anno Beatrice si reca a Parigi, dove fa la conoscenza di Modigliani, prima al Caffè Rosalie, con un primo incontro di cui non avrà un buon ricordo, e poi al Caffè La Rotonde, dove ne rimarrà estremamente affascinata. Beatrice, però, ha un carattere forte ed egocentrico, che la porta ad avere numerose liti e attacchi di gelosia nei confronti di Amedeo. Secondo alcuni, proprio lei avrebbe spinto il pittore a una vita di vizi, rendendolo poi un uomo dipendente dall'alcol. Dopo la fine della loro relazione nel 1916, Beatrice torna in Inghilterra, dove ha altre relazioni amorose, sia con uomini che con donne. Questo fino al 1943, anno della sua morte. Beatrice, infatti, muore nella totale solitudine, dimenticata da tutti e povera. Si suicidò col gas, in compagnia del suo unico amico, un topolino bianco, e dopo aver bruciato tutte le lettere in suo possesso. Ma tornando alla storia del nostro video, eravamo rimasti al primo incontro tra Jean e Amedeo Modigliani. Tra i due sarà un vero e proprio colpo di fulmine, che porterà però a una relazione alquanto complicata. Jean, 14 anni più giovane di Amedeo, si ritrova a posare senza veli per un pittore abituato a portarsi a letto tutte le sue modelle. In più Modigliani, oltre al vizio dell'alcol, che in alcuni casi lo porta a svendere i propri quadri in cambio di una bottiglia, soffre di una brutta tubercolosi che si aggrava sempre di più. Ma tutti questi ostacoli non smorzano il loro amore. E mentre Jean rimane estremamente colpita da quell'uomo dalla personalità così forte, Modigliani la trasforma nel principale soggetto delle sue opere. Purtroppo però, proprio la personalità prevaricante del pittore spinge la ragazza a rimanere sempre nell'ombra, arrivando anche a rinunciare al proprio talento di pittrice. Tra i vari ostacoli, Jean deve affrontare anche il problema della sua famiglia, completamente contraria a questa relazione, tanto da obbligarla a tornare a casa ogni sera per evitare che rimanga da sola con Modigliani. Ma nel luglio del 1917 Jean lascia definitivamente la casa paterna, andando a vivere con il suo grande amore in una piccola stanza fredda e buia, pagata da Leopold Zborowski, illustre mercante d'arte e mentore di Modigliani. I due però vivono in pessime condizioni economiche, poiché Modigliani è troppo impegnato a bere. Nel 1918, stesso anno in cui i due si trasferiscono in Costa Azzurra, le condizioni di salute di Modigliani peggiorano ulteriormente, mentre Jean scopre di essere incinta. Il 29 novembre del 1918, con grandissima gioia di Modigliani, Jean dà alla luce una bella bambina, che verrà successivamente chiamata con lo stesso nome della madre. E proprio alla nascita della piccola è legato un famoso aneddoto della vita del pittore. Modigliani, infatti,
pazzo di gioia per la nascita della figlia, decide di recarsi personalmente all'anagrafe, ma trovando l'ufficio chiuso, sceglie di ingannare il tempo andando ad ubriacarsi. All'ufficio dell'anagrafe non tornerà mai più, dimenticandosi di effettuare il riconoscimento della figlia. La piccola Jeanne, che una volta adulta diventerà un'importante critica d'arte, verrà quindi riconosciuta solo dalla propria madre. Poco dopo, i due neogenitori tornano a Parigi, dove Amedeo continua a bere, lasciando sempre più sola la povera Jeanne. Il giorno del suo 35esimo compleanno, il pittore, completamente ubriaco, scrive su un foglio di carta di impegnarsi a sposare Jeanne non appena sarà arrivata tutta la documentazione necessaria. Ma anche questa volta se ne dimentica, finendo per non sposarsi mai con la sua musa e continuando un rapporto fatto di alti e bassi, alternando comportamenti brutali a momenti di estrema tenerezza. Intanto Jeanne, non essendo in grado di prendersi cura della figlia, ed essendo nuovamente incinta, decide di affidare la bambina alle cure di Lunia Cechowska, ex modella e cara amica del pittore. Ma mentre la nuova gravidanza di Jeanne prosegue, la salute di Amedeo peggiora. La donna cerca di convincerla a curarsi, ma il pittore rifiuta ogni tipo di aiuto, continuando a passare la maggior parte del suo tempo ad ubriacarsi. La situazione continua così fino alla tragica notte del 22 gennaio del 1920, quando gli amici della coppia, preoccupati per la loro improvvisa assenza, sfondano la porta di casa, trovandoli entrambi semisvenuti nel letto, lei quasi al nono mese di gravidanza e lui in preda ad una meningite tubercolare. Modigliani viene portato d'urgenza in ospedale, dove arriva già in coma. Un coma da cui non si riprenderà mai più, morendo 2 giorni dopo. Jeanne, appresa la notizia della morte del suo amato compagno, sceglie di passare la notte da sola in albergo. La mattina seguente, la cameriera, rifacendo il letto della sua stanza, trova un coltello sotto al cuscino. Quella stessa mattina, Jeanne si reca in ospedale per vedere per l'ultima volta il volto del suo uomo. Questa volta, però, decide di passare la notte a casa dei genitori, con il fratello André a tenerle compagnia. La mattina seguente si getta dal 5° piano, morendo così, a soli 21 anni e con un bambino in grembo. Quella mattina, un operaio della zona raccoglie il suo corpo senza vita su una carriola. Il fratello André, sotto shock e preoccupato che la vista del corpo di Jeanne possa spaventare i genitori, prega l'uomo di portare il cadavere a casa del pittore Modigliani. Ma una volta giunto a destinazione, gli viene vietato di entrare. Così l'uomo è costretto ad andare al commissariato di polizia a raccontare l'intera vicenda. Finalmente, il corpo viene quindi portato a casa del pittore, rimanendo lì per tutta la mattina, fino all'arrivo delle amiche di Jeanne, che, circondate dai disegni della donna, si preoccupano di vegliare la salma. Di notte, invece, sono gli amici di Modigliani a vegliare il corpo, affinché non venga morso dai topi. Malgrado Jeanne e Amedeo siano morti a poche ore di distanza e abbiano passato la vita come una coppia ufficiale, i coniugi e Butern continuano ad ostacolare il loro amore, impedendo che i funerali della figlia si svolgano insieme a quelli del pittore, e facendola seppellire in un modo clandestino in un cimitero di provincia. Sarà solo nel 1930 che la famiglia di Jeanne permetterà che le spoglie della donna vengano riunite a quelle di Modigliani. Per quel che riguarda la piccola Jeanne, rimasta orfana, fu rifiutata dai nonni materni e affidata alle cure della sorella di Amedeo, riuscendo così a ereditare, finalmente, il cognome di Modigliani, quel cognome che il padre aveva dimenticato di riconoscerla in vita. Jeanne et Butern verrà ricordata da tutti come la sfortunata musa di Modigliani, legata alla prevaricante figura del pittore anche dopo la morte. Come recita anche la sua epigrafe, «Di Amedeo Modigliani compagna devota, fino all'estremo sacrificio».